Ciao ragazzi, ben ritrovati. Piccolo video per quanto riguarda sempre piante in fase di costruzione, pre-bonsai, mi raccomando. Primo, per evitare di prendere la strada al contrario come fanno in tanti ragazzi. Secondo, per capire poi qual è lo scopo, quindi risolvere ogni problema e rispondere veramente a tutte le persone che hanno questo tipo di dubbio che non ha assolutamente senso e che stanno facendo le cose al contrario, ok? Per quanto riguarda lo sviluppo, no, di rami da costruire, da raddoppiare, che è fondamentale. Parliamo anche di patologie, partiamo da questo. Tanto ricevo un sacco di foto di piante che sono un po' in difficoltà, foglie gialle, magari non hanno neanche gli insetti, però oddio, uno sprovveduto penso, ok, c'è qualche problema, sentiamo cos'è. Allora, primo ragazzi, ovviamente se avete fatto un rinvaso, ragazzi, e la pianta dentro il vaso si muove così, ancora deve aggrappare, per ovvi motivi non potrà funzionare perfettamente, ok? Quindi ok, farà il primo butto di vegetazione, proverà a maturarlo, magari ce la fa. Non aspettatevi che a un certo punto diventi la Madonna, ok? Semplicemente perché ancora deve assestarsi bene. Quindi i primi anni, i primi 2 anni almeno, fate radicare bene la pianta. Quando poi la muovete, vedete che sta lì, che non si muove nel vaso. Non è il momento di rinvasare perché sono tornati indietro, quindi quelli che rinvasano in 2 anni fanno sempre la solita cazzata di avere una pianta sempre in bilico, no? Ma semplicemente è il momento di stare fermi lì e iniziare a pompare come delle bestie atomiche, ok? Senza un però, si pompa di brutto. Noterete che al terzo anno e anche al quarto sono gli anni proprio della consacrazione, cioè vedete che la pianta inizia a lavorare forte, che inizia a buttare fuori, no? Ovviamente. Se ci date come delle bestie, perché se no, ragazzi, sempre lì con l'acqua schietta non funziona nulla, no? Quindi, per quanto riguarda la patologia, la regola principale, ragazzi, è capire in che stadio si trova la pianta e quali sono i suoi bisogni primari e se sono soddisfatti. Quindi, se la pianta non è aggrappata bene, ovviamente darà segni e sintomi strani. Se non gli date da bere bene, queste piante darà segni e sintomi strani. Se non gli date da mangiare come si deve e la luce come si deve, daranno segni e sintomi strani. Non è un fungo, non sono insetti, non è niente. Semplicemente la pianta non ha quello che gli serve per stare bene, ok? Quindi, come sempre, concentratevi su 3 cose, fate bene, non rompete e cercate di non cercare altro in giro, perché poi la gente ve la spara. E iniziate a dare prodotti strani e iniziate poi a bruciare la vegetazione. Considerate questa cosa. Sul mio sito trovate una linea di prodotti naturali per la difesa del bonsai, no? Sono 4 prodotti. Questi potete darli tranquillamente, potete anche esagerare, sono fatti apposta per dar fastidio agli insetti, ai funghi. Se va nel substrato non succede niente. Se invece usate prodotti chimici, ragazzi, potete anche irritare parecchio la vegetazione, soprattutto sulla vegetazione che è fresca, no? Vi ritrovate con un piccolo problema e a un certo punto diventa gigantesco perché avete di fatto bruciato tutto quello che c'è grazie a questi roba tipo spray in gas, robe strane. Non fate cazzate, ok? Molto spesso non c'è bisogno di fare niente. Qual è la soluzione definitiva per eliminare ogni problema per quanto riguarda patologie, semplicemente tenere in progressione la pianta in modo che sviluppi sempre in avanti quello che deve fare. Okay? Quando la pianta si ferma, ragazzi, non è bel segno, significa che a breve potrebbe andare anche indietro. Quindi, per quanto riguarda i problemi, insetti e tutto il resto, quando abbiamo una pianta che è attiva, che funziona e che va sempre avanti, noterete che la pianta sta sempre bene. Quindi, come dico sempre, non c'è bisogno di studiare 50 cose per diventare dei botanici, no? I geni dell'universo, per poi portare avanti piantine di merda a 5 euro, ma bisogna semplicemente portare avanti piante buone in una maniera semplice, evitando problemi, ok? Quindi, andando in velocità a maturare bene la vegetazione, scoprirete che la pianta beve bene, mangia bene. E non si ammala mai, mai, ok ragazzi? E ve lo dico io che non ho mai studiato un cazzo di niente per quanto riguarda la botanica, robè, mi ritrovo a coltivare con tranquillità piante da 2, 3, 4 mila euro, non me ne frego un cazzo, sto bene, so come si fa, annaffio, faccio 4 cose fatte bene,
Cosa significa? Chi vi vende tutte queste cose su Google dove leggete dépliant vari, semplicemente ve le danno perché ve le andate a cercare, se punto e basta. Un'altra cosa, tornando al discorso ramificazione, costruzione, come fare le cose bene, ok? Ho notato che ci sono un sacco di persone che cercano subito la finezza, no? Quindi ramo fine. Le foglioline, ma cazzo ragazzi, lo dico sempre, ma quella è la fine di un percorso, ok? Quella è la fine, pianta in vaso bonsai, quindi rami fini, foglie piccole, all'inizio non c'entra niente, cioè state prendendo una strada che non c'entra niente con quello che dovete fare. All'inizio foglie grandi per raccogliere energia, semplicemente perché avete pochi rami, se la pianta ha pochi rami non farà mai foglie piccoline, perché fa poche foglie. Quando me ne fa tante, quindi avete la pianta matura, in automatico le farà più piccoline, gli internodi più piccolini. All'inizio abbiamo bisogno anche di internodi molto lunghi, semplicemente perché i rami primari comunque devono biforcare, no? Vanno così, poi raddoppiano, poi vanno ancora così, raddoppiano. Ci vuole distanza e spazio. Quindi se iniziate già a pensare a fare gli internodi corti, piccolini, create soltanto un piccolo ingorgo di rami fatti mali e male, e che poi muoiono perché non hanno energia. Punto. Prima si fa allungare, ingrossare, si dà da mangiare perché la pianta deve ingrassare, cazzo. Cioè, se volete ingrassare, vi tocca mangiare. All'inizio i rami primari devono essere lunghi e grossi perché poi devono portare nutrimento a tutti quei rami secondari e terziari. Se iniziate a fare potature su ramettini fini così, è ovvio che vi farà una buttatina, poi dopo è finita lì. Non avrete mai l'energia, dovete sempre pensarla come un tubo dall'acqua, cioè un tubo così, ragazzi, non vi porta l'acqua di un tubo così, cazzo, no? È ovvio che così vi arriva un fiume di energia in piena, ovviamente poi se bombardate come delle bestie assassine, ok? Quindi l'obiettivo primario, ragazzi, è tenere la pianta in movimento, far allungare, far ingrossare. Anche piantina da 5 euro del cazzo che c'hanno un tronco piccolino che fa cagare, dovete cercare di farle ingrossare, devono acquisire carattere, devono diventare belle ovviamente, e anche spessore, quindi forza. Finché non fate questo skill up mentale e continuate a ragionare come fanno tutti, così, lente di ingrandimento per cercare il ragnetto, potatura, terza gemma, vasino, terreno che fa cagare, acatama che asciuga, buone, non ne uscite vivi, cioè. Tre cose fate bene, via seghe mentali, coltivate e andate avanti in progressione. Poi tutto il resto, ragazzi, lo fate man mano quando imparate a impostare. All'inizio dovete soltanto far spingere, selezionare e allargare la vegetazione, fine, per poi impostarli, no? Non c'è bisogno di star lì a cercare chissà cosa in giro, semplicemente non siete ancora all'altezza per capire poi come impostare la pianta. Cioè non è che vi manca qualcosa che sanno in pochi, semplicemente non avete ancora l'idea di come sviluppare un progetto. Ma la coltivazione in sé, come avete visto, ci vogliono 5 secondi per capire. L'ho capito io, che sono un infermiere, non sono un agrario, un cosa. Poi gli agrari fanno i pomodori, dai, punto e basta. Cioè, di bonsai molto spesso non capiscono un cazzo. Ovviamente non tutti, sono poi dopo, non voglio fare tutto erbo un fascio. Meno seghe mentali, concimata a bomba, fatta allungare, fatta rinforzare. L'obiettivo è creare un mostro devastante che a un certo punto va a raddoppiare in automatico e a creare sempre più rami possibili. Deve diventare un fiume in piena, ok? Questo deve diventare. Per la costruzione la pianta deve diventare un fiume in piena, deve diventare inarrestabile. Non dovete capirci più un cazzo. Tanti di quei rami deve fare che sta così tanto bene che poi in autunno andate a fare quello che volete, ok? A bomba, ciao a tutti ragazzi, dateci giù adesso con Nanotech, Krypton anche insieme, Detonation Alpha, tutto insieme, ok? Non c'è problema. Ogni 15 giorni. Ciao a tutti ragazzi.